parte avere una fiera Letexpo, la più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili. 4 padiglioni con oltre 200 espositori ed un intenso programma di interventi istituzionali, incontri, opportunità di business, seminari e workshop. Letexpo mira a mettere insieme esperienze diverse in un'ottica di continua crescita del settore per progettare un futuro migliore. Direttore, oggi è una giornata storica, parte questa prima edizione di Letexpo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo che questa manifestazione sia solo l'inizio di un grande percorso che riguarda la creazione di un polo dove effettivamente il tema della logistica, dei trasporti, dell'intermodalità possa trovare un punto di riferimento. E Verona può essere un ottimo punto di riferimento perché è al centro di un'area che fa dei trasporti e della logistica una vocazione primaria. Abbiamo uno degli interporti più grandi d'Europa, siamo al crocevia dei corridoi europei da un punto di vista dei traffici sia merci che delle persone, siamo in un'area interportuale che va da Padova a Parma e che guarda anche a sud con Bologna, a nord con Bolzano, e certamente il tema della logistica ancora oggi diventa di più centrale su due versanti, mi pare. Da un lato c'è un tema di costi che è sempre più visibile anche alla luce dell'attuale situazione di tensione russo-ucraina, che poi in realtà come tensione oramai è una vera e propria guerra che speriamo si risolva con il dialogo rapidamente, e dall'altra parte c'è il tema energetico che diventa per questo settore la sfida più importante per un'Europa sempre più sostenibile da un punto di vista delle attività economiche. E qui nei 4 corridoi TEN-T e ne abbiamo 3, e quindi i corridoi europei. Abbiamo 10.000 km di strade, abbiamo dei punti che noi definiamo core, che sono il porto, l'aeroporto e poi i due grandi interporti che sono Verona e Padova. Considerate che Verona, dal dato di Verona, fa 16.000 treni all'anno e 7.000 veicoli pesanti al giorno. Direi che qui ci sono tutte le componenti per dire che noi siamo un bell'ico del mondo per la logistica.